terapia mi capita di sentire che un padre o una madre sono responsabili di un destino, no? Ah, se mia madre fosse stata più affettuosa e mio padre più presente. Ecco, in realtà a un certo punto della vita è bene ammettere che siamo noi i genitori di noi stessi. Buongiorno, sono la dottoressa Chiara Marazzina, lavoro qui al Centro Lizza di Medicina Naturale ed oggi vorrei commentare una citazione di Jung che secondo me è molto significativa e può essere spunto di molte riflessioni. Dice così: la terapia inizia sostanzialmente, realmente soltanto nel momento in cui il paziente vede che non è più il padre e la madre a intralciarlo, ma è lui stesso, ossia una parte inconscia della sua personalità, che ha assunto e continua ad interpretare il ruolo di padre o di madre. Ma chi è che gli si oppone dentro di lui? Che cos'è questa parte misteriosa della sua personalità che si è nascosta dietro all'immagine del padre e della madre? Ecco, quante volte in terapia mi capita di sentire che un padre o una madre sono responsabili di un destino, no? Ah, se mia madre fosse stata più affettuosa e mio padre più presente. Ecco, in realtà a un certo punto della vita è bene ammettere che siamo noi i genitori di noi stessi e che se qualcosa non va in porto oppure non riusciamo a perseguire un progetto, un obiettivo che ci siamo posti, vuol dire a questo punto che c'è qualcosa dentro di noi che resiste affinché quel qualcosa accada. Quindi è sbagliato pensare che la causa sia esterna e questo atteggiamento non ci fa altro che cronicizzare a volte, no? Delle situazioni di stasi e di blocco. Ma quando siamo noi a prendere in mano le redini della nostra vita, allora tutto può cambiare, no? Allora davvero siamo noi i veri protagonisti. Quindi cosa si può fare? Quando qualcosa non accade, bisogna sì interpellarci e capire qual è l'aspetto, no? Che non è sicuro che questo sia il nostro progetto, far pace con questa immagine di noi che ancora non conosciamo, cercare di abbracciarla, farla nostra. Solo così possiamo rinforzarci ed essere all'unisono con tutta la nostra famiglia interiore. Allora sarà più facile perseguire quel progetto oppure molto spesso capire che quel progetto non è il progetto che fa per noi. Altri aspetti, tutto sommato, ci condizionano, no? Rispetto all'esterno e rispetto alla questione famiglia. Quindi non solo un genitore che può essere stato manchevole, ma a volte addirittura un genitore che l'abbiamo idealizzato, per cui senza il padre o senza la madre non riusciamo a fare quello che vorremmo fare. Ecco, anche questo è un pensiero che molto spesso ci attanaglia, no? Però ecco, ci sono due modi di vedere questo pensiero che a volte ci viene a trovare. Da una parte appunto la mancanza di una figura genitoriale, anche a volte quando siamo ben lontani da loro, quando abbiamo creato una nostra indipendenza. Spesso non entriamo in campo proprio perché pensiamo che ah, se ci fosse mio padre lo farebbe meglio. Ecco, però questo padre può essere anche visto da un altro punto di vista, cioè il mio padre interiore, no? Quindi quel lato saggio, antico e primordiale che mi abita, che possiede un sacco di risorse e che se io lo interpello in qualche modo diventa un mio alleato e mi ricorda che queste risorse che io attribuisco agli altri in realtà sono presenti dentro di noi e così anche in questo caso tutto può cambiare e all'interno di una consapevolezza di questo tipo non abbiamo più freni e quello che davvero è il nostro destino sarà più semplice da realizzare.